Ciao Arianna, buonasera. Ciao Federica. Ciao Arianna, grazie di essere qui con noi. Arianna Augustoni, giornalista, PR, molto noto a Como. Sono molto contenta che hai accettato questa intervista per Como City. E da parte di tutta la redazione di Cucinare al Fresco ti ringraziamo infinitamente perché è sempre un piacere parlare della nostra iniziativa. Grazie Arianna. Ecco, parliamo di questo bellissimo progetto. Si chiama Cucinare al Fresco, è la sua ottava edizione. Adesso uscirà a breve anche un'edizione natalizia con delle ricette dedicate al Natale. Marianna, a me piacerebbe sapere come è nato un po' questo progetto, l'idea di entrare nelle carceri, fare questi laboratori con i detenuti. L'idea è quella, prima di tutto, la curiosità, perché non te lo nascondo, volevo capire che succedesse in un istituto di pena. Abituati a sentir parlare in maniera negativa, volevo toccare con mano e capire che cosa effettivamente succede all'interno. Per cui, per una serie di circostanze sono riuscita ad entrare e ho incontrato un primo gruppo di detenuti che subito dopo le vacanze di Natale stavano raccontando come hanno trascorso le festività. Elemento comune e concordante tra tutti era il cibo, per cui mi hanno incuriosita e ho iniziato a chiedere che cosa avessero preparato, che cosa fosse successo, che cosa avessero fatto durante queste festività. Da lì abbiamo parlato di cibo. Il cibo unisce, il cibo è quell'elemento che fa parlare tutti, li fa parlare con gli occhi perché sicuramente ti raccontano con grande entusiasmo ed euforia quello che ti propongono, con il palato perché talvolta hanno portato in aula anche dei loro piatti fatti all'interno delle stanze di detenzione. Esatto, perché sottolineiamo anche questa cosa, oltre che essere dei veri e propri redattori, perché questi ragazzi, questi detenuti, si occupano di redigere gli articoli, delle ricette, di partecipare alle riunioni di redazione in carcere, ma diventano anche un po' degli chef, cioè preparano le loro stesse ricette, giusto? Loro prima di tutto sono chef, perché loro sperimentano nelle stanze di detenzione, come ti dicevo, e lo fanno non solo per se stessi, ma per tutta la comunità, per tutta la sezione. Magari con qualcuno hanno legato di più, con altri di meno, però cucinano anche per gli altri. E capita spesso che facciano delle tavolate di 8-10 persone. Liberamente perché hanno l'autorizzazione a potersi organizzare in questo modo. Il fatto che diventino poi dei redattori è un fatto secondario, perché loro attraverso le parole hanno iniziato a raccontare quella che è la loro esperienza in cucina e mi ha affascinato questa cosa e ho detto perché non trasferiamo queste informazioni in qualcosa di tangibile, di concreto che possiamo portare all'esterno? Perché io credo che serva e sia fondamentale sensibilizzare le persone all'esterno. È troppo comodo dire hanno commesso un reato, buttiamo via la chiave. Certo. No, no. E ci sarà qualcuno che obietta questa mia posizione. Io non sono d'accordo. Nella vita può succedere di tutto e non sto io a giudicare quello che hanno fatto o quello che non hanno fatto. Io vorrei che con me facessero un percorso e bene o male si riappropriassero della propria vita e imparassero qualcosa di buono da poter comunicare agli altri. Questo. Ecco, Arianna, proprio perché certamente che dicevi che è un discorso per sensibilizzare le persone e per portarlo anche all'esterno delle carceri, perché magari tantissimi non sanno che esistono questi laboratori, questi progetti. Siete appena approdati a Book City, mi vuoi raccontare qualcosa di questa Scorso mese di esperienza? novembre, grazie a una volontaria che ho incontrato a Bollate, Sibil, ci è stata offerta questa possibilità di presentare il nostro progetto in quell'ambito che a nostro avviso ha una grande importanza, seppur in versione digitale. Quindi solo sul web abbiamo realizzato una clip per presentare l'iniziativa e per presentare il progetto. È rimasta online per tutto il mese di novembre ed è stata la prima occasione per uscire da quelli che sono i confini provinciali. Perché al di là del fatto che abbiamo una redazione ben strutturata e organizzata al carcere del Bassone, siamo riusciti ad arrivare in altri penitenziari
e ti dico, siamo a Milano sia a Opera che a Bollate, siamo a Varese e siamo a Sondrio, siamo a Pavia grazie sempre al Tam Tam con una volontaria, siamo ad Alba perché un'educatrice mi ha contattata sui social cercando di capire che cosa stessimo facendo, e da qualche giorno a questa parte siamo arrivati anche in Calabria, e la cosa fa sorridere. Un collega giornalista che ha una rubrica su Radio Vaticana, concedimela questa, Davide Dionisi, ha preso a cuore l'iniziativa e mi aiuta a stabilire dei contatti a livello nazionale. Ho contattato la direzione del carcere di Vibo Valentia e di Locri, e le educatrici mi hanno già contattata per riuscire a entrare nel sistema. Perché cosa come succede, cosa funziona qua? Noi abbiamo una redazione dove raccogliamo i contributi dei detenuti, i quali li mandano per posta al Bassone. Abbiamo una casella postale. Diversamente sono gli educatori stessi che ti mandano via WhatsApp, via mail, via posta loro stesse delle ricette, perché hanno parlato con i detenuti affinché potessero partecipare. Ti dico, gli educatori in questo momento sono fondamentali, perché io sto entrando al Bassone, però nelle altre carceri vuoi un po' di timore, vuoi comunque una sicurezza maggiore per loro stessi che devono incontrare me che arrivo dall'esterno, ho evitato di entrare, per cui il circuito è quello degli educatori che mandano piuttosto appunto che il tam tam tra di loro e poi spediscono le ricette. E mi dicevi, mi raccontavi che nelle due carceri calabresi di Locri e di Vibro le direttrici sono due donne, si sta cercando adesso, ovviamente siamo nell'anno della pandemia, purtroppo è tutto un po' più rallentato, però il progetto potrebbe espandersi anche nei confini fino in Calabria, quindi molto bello. Sì, e ti dico che la referente dell'area educativa mi ha già detto che loro parteciperanno, data la popolazione carceraria che hanno all'interno, hanno bisogno di autorizzazioni particolari, per cui è questione proprio di giorni. E più siamo, meglio stiamo, e più siamo, più cose possiamo fare, perché è proprio la base di tutto ciò. Dobbiamo far partecipare il maggior numero di persone, le quali a loro volta hanno una fantasia pazzesca, perché qualcuno all'inizio sosteneva che dopo una pubblicazione non avessimo più la possibilità di continuare perché le idee si sarebbero fermate. In tutti questi 3 anni non c'è mai stata una ricetta che si sia sovrapposta ad un'altra. Poi c'è da dire una cosa, alcune ricette le utilizziamo per le nostre pubblicazioni cartacee, altre le stiamo utilizzando per i nostri social, perché abbiamo un profilo Facebook, un profilo Instagram, Cucinare al Fresco, e da qualche settimana abbiamo aperto anche un canale YouTube. Perfetto, infatti tutte le persone appunto che magari non conoscono ancora questo progetto, ma credo non siano in tante, possono cercare sui social, vedere, e vedevo anche sulla pagina Instagram, ci sono già delle ricette di Natale, ho visto delle fragole a forma di Babbo Natale, bellissime. La cosa bellissima è che questa idea è venuta a Daniele settimana scorsa, e poi apro una parentesi su Daniele perché merita un approfondimento. Abbiamo realizzato una ricetta appunto per il Natale, mi dice Arianna, ma se tagliassimo le fragole, probabilmente l'aveva vista da qualche parte, allora ho colto, noi l'abbiamo pubblicata ieri e oggi in un telegiornale, in una rubrica della cucina, guarda caso, hanno fatto la stessa cosa, e l'anno scorso siamo usciti, aspetta che te la voglio far vedere, con questo ricettario, con questa copertina, quest'anno Cotto e Mangiato la riproposta, per cui stiamo anticipando quelle che sono le testate più importanti di cucina. Apro una parentesi su Daniele. Daniele è un mio ragazzo fantastico che ho in istituto a Como, persona come tante altre, persona che parla poco, persona che probabilmente ha degli alti e bassi, non ti racconta mai niente. Settimana scorsa però eravamo io e lui da soli in redazione perché vuoi un po' di pandemia, quindi l'isolamento, altri stavano lavorando, eravamo solo io e lui. Abbiamo pensato di fare un calendario dell'avvento. Idea raccolta al volo, e ha iniziato a darmi delle ricette. Ci siamo fermati ai primi 5 giorni di dicembre
e questa settimana, se andate a sfogliare, ci sono delle sue idee. Alcune persone hanno commentato in maniera positiva, ringraziando delle idee che aveva dato, e io oggi ho riportato quelli che erano i commenti dall'esterno. Vedere la trasformazione di questo ragazzo è qualcosa di pazzesco. Veramente sono molto contenta nel dirti questa cosa, perché è un ragazzo che probabilmente non aveva mai avuto alcuna responsabilità in questo periodo di carcerazione. Nel momento in cui gli ho chiesto di aiutarmi e di fare qualcosa che doveva essere in capo a lui, l'ha cambiato completamente. Ha sentito di avere un ruolo e come tale ha iniziato a coordinare anche gli altri detenuti spiegando quello che avremmo dovuto fare. Ecco, sottolineiamo, sì, assolutamente, sottolineiamo questo passaggio, perché stiamo parlando di delle persone che sono incappate in, a delinquere, ovviamente stanno pagando per le colpe che sanno di aver fatto, ma che poi grazie anche a questi progetti riscoprono la voglia di fare, la voglia di essere responsabili, la voglia di mettersi, di tornare all'opera, e grazie a questo progetto ne hanno la possibilità. Abbiamo fatto un bellissimo ragionamento io e te anche un po' sull'ozio, vero Arianna, di cosa può essere all'interno delle carceri, che accezione può avere all'interno delle carceri l'ozio. Questo me l'ha insegnato il provveditore regionale Pietro Buffa, che coordina tutte le carceri lombarde. Ha scritto anche un libro molto interessante proprio sull'ozio in carcere. È l'accezione più negativa possibile della parola. L'ozio fa male, l'ozio trasforma i detenuti, perché una persona si chiude in se stessa e una persona si lascia andare all'inezia totale. Parlavamo di noia, non è noia, è qualcosa di più, perché l'ozio li riduce a persone senza obiettivi. Capisci che avere invece un percorso da fare, qualcosa di semplice, perché la cucina non è niente di complicato, tutti, poco, tanto, bene o male, sanno cucinare. E loro si sentono impegnati e si sentono responsabilizzati per fare qualcosa veramente di buono. E loro tutte le settimane arrivano con delle idee e crescono insieme. Perché io ho sempre detto che a me non piace cucinare, non so cucinare. Loro sono scandalizzati da questo fatto, però ormai si sono arresi. E mentre io posso insegnar loro come organizzare una redazione, come costruire una ricetta, cosa fare nel futuro, loro a me insegnano che si può cucinare con pochi elementi, con pochi strumenti, ma soprattutto che ci mettono quella passione per dimostrare di essere capaci che nessuno prima d'ora era riuscito a fare. È bellissima questa cosa, ma poi ti dicevo anche, e questa è una mia curiosità personale, che non conosco che questo mondo delle carceri, un po' ti chiedevo, ma questi ragazzi quando ti vedono entrare non hanno questa fame di umanità di dire arriva una persona dall'esterno, chissà cosa mi potrebbe dire, delle novità che ci sono fuori che magari loro non riescono a captare, ma in realtà poi sei anche tu che apprendi da loro, che capti questa voglia di rimettersi in gioco che ti gratifica e ti fa andare avanti, perché siamo già, diciamolo Arianna, al terzo anno del progetto, adesso appunto dicevamo uscirà la versione natalizia con queste ricette, vi dicevamo delle fragole a forma di Babbo Natale che vedete su Instagram e tante altre, e a marzo invece cosa avete in serbo? A marzo abbiamo una nuova pubblicazione che ci andrà a pubblicare la casa editrice L'Erudita di Roma. Hanno visto il progetto, hanno cercato di approfondire per capire come poter organizzare una pubblicazione, saremmo dovuti uscire con loro a Natale, ma a causa Covid l'abbiamo dovuta rimandare. Quindi in primavera usciremo con un libro vero e proprio, Cucinare al fresco, dove gli scrittori sono tutti i miei redattori. Quindi Alessandro, poi ho Agata, ho Rosy, ho Alexis, ho Luigi, ho Daniele,
o Vittorio, o Patrizia, o Manuela, potrei andare avanti all'infinito a citarteli, e se non ne cito qualcuno non è per mancanza di volontà, ma è perché sono tantissimi. Tutti questi hanno portato il loro contributo, l'abbiamo organizzato in modo tale che potessero andare bene per l'editore, e usciremo appunto con un libro. Sottolineiamo anche, Arianna, che i libri che sono usciti durante questi 3 anni non hanno mai avuto un reale prezzo di copertina, ma un prezzo simbolico che poi andava a rifocillare il progetto successivo, corretto? Corretto. Tieni presente che noi abbiamo 100 copie di magazine, ne abbiamo stampata qualcuna in meno dello speciale dolci perché aveva una copertina particolare, quindi i nostri finanziatori avevano stanziato una certa cifra, siamo dovuti rimanere in quel budget. La gran parte li regaliamo, li distribuiamo a tutti coloro che hanno partecipato, ai curiosi che vogliono avvicinarsi alla nostra iniziativa, quelli che vanno effettivamente in edicola, perché noi abbiamo la Ubic che dal primo giorno ci ha affiancati per la vendita, sono veramente pochi, e capisci che quelle poche decine di euro, abbiamo un libretto di risparmio che ho condiviso con loro, ma vengono utilizzati per comprare il materiale d'uso da portare in carcere. Qualora dovessimo riuscire a mettere da parte un po' più di soldi, potremmo arrivare a stampare in autonomia una copia. In questi anni abbiamo avuto sostegno di diverse associazioni, e questa cosa mi preme dirla perché qualcuno che ha voglia di mettersi in gioco e di partecipare c'è. Il primo è la Camera Penale di Como Lecco, tramite il presidente, l'avvocato Pacia e Simone Gilardi hanno fatto tantissimo per noi e ci hanno aiutato, e abbiamo fatto uno speciale dolci. L'anno scorso quello di Natale è stato sponsorizzato dalla BCC di Cantù, e il presidente Porro insieme a Nicoletta Mezzalira hanno fatto tantissimo. Ad un certo punto ci hanno detto: guardate, ci piace, vi diamo ancora un po' di soldi, stampatene altre copie. Che uno dice va bene, e ne abbiamo stampate altre copie. Poi abbiamo avuto l'Ordine Costantiniano che all'inizio ci ha stampato 2 volumi distinti, uno per Bollate e uno per Como. Poi chi ci ha aiutati? Ci ha aiutato il Lions Club di Cernobbio l'anno scorso, e poi poco alla volta abbiamo tanti sponsor che ci supportano in questo. Vero è che qualora non dovessimo trovare qualcuno che invece sposa la nostra iniziativa, non ci perdiamo d'animo, e insieme ai grafici abbiamo deciso di fare un ebook. E questo è un altro passaggio. Poi ci tengo a dire che con il provveditorato regionale, quindi il PRAP di Milano, con il direttore che è appunto Pietro Buffa, abbiamo sottoscritto un protocollo per poter lavorare in maniera ufficiale, seria e coordinata in tutte le strutture carcerarie. Questo è un altro passaggio importante che ci ha fatto crescere ancora una volta. Il rapporto che nasce con altri volontari è altrettanto importante, perché se lavoriamo tutti insieme, facciamo rete, facciamo sistema, riusciamo a crescere e a portare dei benefici all'interno, perché l'obiettivo non è quello di dire abbiamo pubblicato il libro, abbiamo pubblicato il ricettario, è quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone, persone che si rimettono in gioco, persone che hanno voglia di fare. Perché lo dico sempre, io posso aver avuto l'idea, la dottoressa Sant'Andrea, che è l'ex direttore del carcere di Como, ora Varese, a Sondrio, l'ha sposata, mi ha autorizzata, mi ha dato fiducia. Però se non ci fossero stati loro non saremmo andati da nessuna parte. A Como il cambio della direzione mi ha fatta pensare, ho detto magari adesso non riesco più a portare avanti il progetto. Anche il direttore Fabrizio Rinaldi, che c'è in carica adesso, è stato ben disposto a continuare su questo percorso, per cui stiamo andando avanti molto bene. Sono sempre di più le richieste di redattori che vogliono partecipare, quello che chiedo però è la serietà di partecipare tutte le settimane al nostro corso, di scrivere e di portare il loro contributo. Poi non siamo a scuola, non facciamo l'appello, può essere che una settimana una persona non venga, ma io ti assicuro che quella persona, se non viene una settimana, manda
passami il termine, la giustificazione con altri detenuti, dicendo salutami l'Arianna, dille che non posso venire per questo motivo. E non sono mai motivi banali, se non vengono c'è una ragione seria, che per me magari è più seria, per me magari è meno seria, però io rispetto la loro persona, rispetto i loro modi, perché so benissimo che posso contare su di loro. Sempre, sempre. E quindi è questo bello. E poi scusami, voglio aggiungere una cosa prima di dimenticarmene, perché altrimenti non sarebbe corretto. L'Arianna adesso ce l'ha in video. I miei detenuti ti mandano un saluto direttamente dalle varie strutture. Tra l'altro oggi sono stata da loro e ho detto che avremmo fatto questa chiacchierata, ma io ho anche una squadra di persone che lavorano. Sì. Alessandro e Giuseppe, che sono i nostri grafici, che non lasciano niente al caso, perché se sfogli un ricettario ti rendi conto che la grafica è perfetta, e questo è l'altro punto di forza, non è una cosa fatta per metà o tanto per, ha una grafica, ha un contenuto e ha un obiettivo. E quindi grazie a loro che dal primo giorno quando li ho chiamati ho detto sentite, mi aiutate a fare questa cosa, perché lo facciamo tutti a titolo di volontariato. Tutti. Ricordiamo che hai un videomaker, un ragazzo che cura i social. Filippo, che è fantastico. L'ho intercettato attraverso un altro suo ex compagno di scuola, che è Dario, e gli ho chiesto, mi aiuti? Non se l'è fatto dire due volte. Abbiamo già fatto un sacco di cose. Sabato scorso abbiamo fatto una registrazione per Rai 3, abbiamo fatto dei piccoli video che utilizzeremo sui social. Poi c'è Dario e Nicolò, che seguono i social. Dario è più grandicello, ex compagno di scuola di Filippo, e Nicolò, che è mio nipote, lo devo dire, che ha 16 anni, l'abbiamo arruolato. E ti dirò anche che ieri sera, ad un certo punto, io non gli mandavo la ricetta del calendario dell'avvento, ha iniziato a mandarmi messaggi perché mi toccava sul tempo affinché lui potesse lavorare per aggiornare. Sul pezzo. Tutti quanti sul pezzo. E questa è la cosa, il punto di forza. Come noi all'esterno siamo uniti per un unico obiettivo, all'interno mi danno la stessa sensazione, mi trasmettono la stessa voglia di fare. Quindi a tutti i livelli, tu ti puoi immaginare se la parte dell'amministrazione penitenziaria gestisce in maniera positiva questo percorso, non può essere che vincente. I poliziotti hanno anche loro un certo ruolo. Poi qualcuno può apprezzare, qualcun altro no, qualcuno ha più interesse, qualcuno meno. Però ti assicuro che poco tanto ognuno porta il proprio contributo, e la cosa importante è proprio questa. Proprio per parlare di contributi, al di là di andare a vedervi ovviamente sui social, vedere quello che fate, le ricette, anche replicarle adesso in questo periodo, arriva il Natale, siamo tutti in casa per questa maledetta pandemia, di tempo anche da dedicare alla cucina, noi stessi ce l'abbiamo, ma non so, state cercando dei volontari, qualcuno si può affacciare a questo progetto, o cosa possono fare chi ci sta ascoltando? Ognuno può portare il proprio contributo. Se noi non fossimo arrivati a toccare certi aspetti della promozione, dell'organizzazione, della comunicazione, siamo ben disposti a collaborare. Deve essere chiara una cosa, al centro di tutto ci sono i detenuti. Detenuti che sono persone come tante altre, persone con un'anima, con dei propri sentimenti, persone che vogliono mettersi in gioco, che prima o poi usciranno, e spero che lo facciano più prima che poi, ma senza tanti problemi, senza tanti vincoli e soprattutto senza curiosità di sapere quello, quell'altro, quell'altro. Tutto il resto rimane fuori. Chiunque fosse disponibile a collaborare con noi va benissimo, e soprattutto ci servono tante persone che possano veicolare il messaggio di Cucinare al Fresco, che è un progetto gustoso, buono, ma che soprattutto fa del bene. A me lo ha fatto tantissimo, te lo posso assicurare, e ancora adesso quando ci penso ti assicuro che la voce si altera un pochettino, perché si vede. Da queste persone io ho ricevuto tanto bene, mi hanno fatto capire che c'è un altro mondo, e mi hanno fatto capire che il pregiudizio sì ci può essere, ma non deve essere determinante nel classificare una persona, nel definire una persona buona o cattiva. Io non sono qui a dire lui è buono, lui è cattivo. A me portano grande rispetto. Con me collaborano seriamente, con me e con tutti quanti,
perché tutti quanti abbiamo un ruolo e tutti quanti hanno grande rispetto per il ruolo di ciascuno. Assolutamente. Grazie Arianna, grazie mille di questo racconto, di averci fatto scoprire questo mondo a cui non è a tutti accessibile, perché entrare nelle carceri non è così facile, bisogna avere delle competenze, capire cosa si va a fare per fare questi laboratori fatti bene. Quindi ti ringraziamo Arianna. L'hai detto, bisogna sapere che cosa si va a fare, perché i detenuti si accorgono se entri per Per passare il tiro. curiosità o per Loro sanno. qualunque cosa. Grazie. Grazie Arianna. Ciao Federica. Ciao, buona Ciao. serata. Grazie. Ciao. Ciao.